leggerò perché non sono abituata a parlare in pubblico. Io sono Martina, sono di Serravalle e faccio parte della schiera di persone che dovrebbero subire un esproprio da parte di COCIV. Il mio percorso penso che sia il percorso di tanti qui nella piazza, e cioè che sono venuta a conoscenza della costruzione di questa grande opera giusto quando mi è arrivata la lettera dell'esproprio, dove parlava di una costruzione di un'opera di pubblica utilità. Chiaramente sono andata ad informarmi, ho confrontato pareri, ho visto cifre, dati, benefici e danni, e mi sono resa conto che prendeva sempre più i contorni di un'opera di pubblica distruzione. Così oggi faccio parte del comitato Serravallese contro il Terzo Valico. Brevemente vi dico che questo comitato è nato in tutta fretta perché comunque i tempi imposti dal COCIF sono stati strettissimi. E questo comitato è nato a fine giugno in seguito alle lettere di esproprio che sono arrivate nel nostro territorio di Serravalle. La storia poi la sapete tutti, grazie a tutti i comitati, ragazzi di Arquata, di Novi, di Tortona, di Alessandria, insomma tutti i comitati che si erano formati prima di questa data e in questa data, siamo riusciti a fermare, abbiamo fatto dei presidi pacifici e siamo riusciti ad impedire che gli uomini del COCIV mettessero piede sulle nostre terre consegnandoci consegnandoci le ingiunzioni di esproprio. Grazie. Ad ogni modo questo risultato ci ha dato forza e ci ha fatto capire che non possiamo e non dobbiamo più subire ogni ingiustizia che ci viene propinata. Ci tengo a precisare che comunque quello che unisce le persone dei nostri comitati non è solamente il piccolo o grande pezzo di terra o addirittura la casa che ci vogliono portare via, ma ci accomuna la salvaguardia del territorio e la nostra salute e la consapevolezza che purtroppo questo Terzo Valico non appartiene alla categoria di quelle opere importanti per lo sviluppo del paese, ma viene realizzata solo per l'interesse privato di pochi. Brava, brava! I nostri comitati sono poveri, si autofinanziano, mentre loro hanno soldi e risorse quasi illimitate. Ed è per questo che si permettono di agire con modi arroganti, calpestando i nostri diritti e la nostra dignità. Ma però sono stati proprio questi loro metodi che ci hanno fatto riaffiorare i valori come l'unione, la solidarietà e la determinazione. E queste sono cose che ci daranno molta forza. Poco alla volta la volonterosa opera dei comitati sta facendo crescere l'informazione e noi crediamo che sia l'arma più importante, perché solo la conoscenza può formarci una vera opinione, ed è per questo probabilmente che loro non rispondono mai alle nostre domande, che cercano di tenerci all'oscuro di tutti i loro movimenti, che ci raccontano che il problema dell'amianto non è un problema, che il problema dell'acqua se si presenterà, e tutti sappiamo che si presenterà, ma forse verrà gestito, ma non ci dicono in quale modo. E quindi hanno paura che noi prendiamo coscienza di queste cose, perché quando prendiamo coscienza il risultato è anche questo, una manifestazione pacifica, partecipatissima, e io ringrazio tutti voi. È stato bellissimo vedere i genitori con bambini nei passeggini, a dimostrazione del fatto che siamo pacifici. E con questa manifestazione vogliamo dire di essere consapevoli che la strada sarà ancora lunga, che sicuramente perderemo, fra virgolette, qualche battaglia, ma che non molliamo, col coro dei no è sempre più alto, che vigileremo e che staremo sul fiato del collo del COCIF e di chi gli sta dietro, con ogni mezzo legale e pacifico li contrasteremo per far valere il nostro diritto di vivere in un ambiente sano e per poter decidere che i nostri 6 miliardi e 200 milioni, perché sono i nostri, li vogliamo impegnare a beneficio della scuola piuttosto che degli ospedali o del sociale, e non a beneficio delle tasche di pochi. Vi ringrazio e mi auguro di vedervi tutti ancora in questa piazza a festeggiare la nostra vittoria. Grazie.